come mossa di marketing fare una scarpa così pesante, quindi una 2 e non una scarpa da gara, ci sta, perché comunque sono obbligato, se voglio fare la prestazione, poi prendere la scarpa più leggera. Andrea, qualche giorno fa mi è arrivato da Running Warehouse, ma anche da Amazon, un paio di pacchetti da aprire. La maglietta di Running Warehouse, e tra l'altro l'ho comprato io, non è stato regalato, ma la maglietta di Running Warehouse... Questo lo dici perché vuoi più caffè o...? Lo dico perché comunque, insomma, qualcuno dice ma vi regalano tutte le cose, in realtà no, non funziona così purtroppo. Ad ogni modo... La maglietta di Running Warehouse è di Diadora, sono curioso di capire se anche la scarpa che dovevamo aprire qualche settimana fa, qualche giorno fa, sia di Diadora, ma comunque inizierei partendo dal pacchetto di Amazon. Che non sono bicchieri di cristallo, sennò non me l'avresti lanciati così, no? E questo, Andrea, è un regalo per te, però non te lo posso lasciare subito, ma sarà tra qualche giorno. So che ami... particolarmente uno sport, quindi secondo me ti potrebbe piacere. Sono degli Ujjayi. Esattamente, esattamente. Ti passo anche il coltello, no? No, meglio non lanciarlo però. Per aprire gli occhiali, no dai, questi qua li apriamo senza spaccarli. Intanto grazie. E perché questi li vuoi recensire? Ah no, perché devi fare la recensione. Perché io sono un recensore di Amazon e tra l'altro se vedete metto il link sotto per la mia pagina Amazon. Questi non so cosa servono. Tra l'altro, Andrea, dovevamo fare una collaborazione con Demon, gli occhiali Demon, ma per ora non siamo ancora riusciti a capire se riusciamo a farla e quindi ti dovrai accontentare di questi occhiali. E quindi te per protesta hai preso questi? Ovviamente, gli occhiali servono. Allora, diciamo che quando corro non li uso tanto, però potrei iniziare ad usarli. Ma sono per il ciclismo questi, secondo me. Va bene, andrò in bicicletta, anzi ci sono già andato in bicicletta quest'anno, ho fatto il Sella Ronda. Ma il Sella Ronda sei andato bene oppure hai fatto schifo come al solito? Il Sella Ronda, a parte che non è andare bene o andare male, siamo partiti all'inizio sul Pordoi che superavamo tutti, sull'ultima salita mi sembra il Fedaia ci ha risuperato tutti, però vabbè, per essere forse la seconda uscita dell'anno non è stata male. Diciamo che per essere dei corridori e fare due uscite all'anno in bicicletta e una nel Sella Ronda è abbastanza da eroi. Ma ti piacciono questi occhiali? Sono abbastanza tamarri, vestito così potrei andare tranquillamente al cocorico e se fosse aperto. Guarda qua, ci sono un sacco di lenti diverse, dai li proviamo. Perché poi alla fine la cosa fondamentale, anche le bacchette, io non so quanto le hai pagati ma sono ben forniti. La cosa fondamentale è che non si muovono mentre corri, perché dopo è davvero fastidioso quella cosa lì e vediamo dai. E poi tu dici che io non ti regalo mai niente, quindi giustamente, le scarpe non te le regalo più, invece queste... Gli occhiali, tanto di scarpe ne abbiamo a miliardi. Le produciamo ormai. Va bene, adesso togli gli occhiali, mettili giù perché ti sto lanciando. Aspetta, Ti sto lanciando queste scarpe che sembrano più pesanti di quello che in realtà pensavo. Eccole qua. Guarda, ho trovato la chiave di volta. Vado? Vada. Tra l'altro, ovviamente sei dalla parte del tennis warehouse, non del running warehouse, quindi potresti anche cambiare sport. Sai che... Non girarlo perché c'è il mio indirizzo, devo poi dopo blurrarlo. Ah, io ho già visto la marca, mannaggia. Devi tagliarlo? No. Devi tagliarlo e far finta di niente. Non ho visto la marca, però era lì sotto. Le regole sono sempre le solite. Devi indovinare quanto pesa la scarpa e poi dirmi anche che scarpa è comunque. Foglio. Foglio, quella è la fattura. Attenzione. Tolgo la carta. Allora, la scarpa pesa un monte, lo sai? No, lo sapevo. Infatti, secondo me quella azienda lì sta aggiungendo grammi alle sue scarpe. Non so se sia una situazione vincente. Guarda,
contando che era l'ultima che dovevo provare, sento qua e sento anche che sta piovendo, quindi mi devo muovere, sono le Boston 10 sicuro, sì, sono abbastanza sicuro che siano loro. Ma quanto pesano? Tanto, queste, prima avevo detto delle Enda 280, forse sono queste qua che pesano quasi 300. Sì, secondo me pesano 285. Infatti. Considerando che le Boston 9 belle pesavano 235, direi che è cambiata completamente. Sì, però posso dire che sono una figata clamorosa da vedere. Sono davvero speciali. E, ti dirò, non avrebbe senso fare una scarpa da 220 grammi che costa X, se no nessuno comprerebbe le pro per fare le gare, quindi forse ha senso come idea di marketing fare una scarpa, diciamo, da allenamento che sicuramente sarà dinamica per impostazione e per le schiume e giocheranno sul peso sulle scarpe da gara. Ma vedo che hanno la piastra in carbonio, non so se è fatta come quella delle pro. C'è la piastra in carbonio, bisogna capire esattamente che funzione ha, io non l'ho ancora ovviamente aperta e quindi provata, quindi lascio a te capirlo per qualche secondo. Secondo te come calzano? No, sto guardando che secondo me sarà proprio per la propulsione, non per la stabilizzazione, perché comunque Adidas ha fatto delle scarpe che sono abbastanza, cioè la schiuma non è morbida come quella di Nike. Allora, calzano giuste a me, però quindi direi stesso numero solito, perché questo qua è il tuo numero, sono proprio giusto, forse avrebbe senso anche stringerlo un attimino. Ma sei sicuro che sia il mio numero? Perché non ho guardato bene, ma credo di sì. Allora, la scarpa è bella da vedere, anche con questa forse andrei a fare qualche aperitivo, tanto ormai ha riaperto tutto. No, calza bene, sì, è il tuo numero questo, 27. 27 è il tuo numero. Lo sai che però camminare sembra quasi che ci dà un attimino all'interno. Vabbè, sei sull'erba. Sei sull'erba. Bene, ci sono. Faremo solamente delle piccolissime considerazioni iniziali perché sta piovendo e non ci vogliamo bagnare. Guarda, non so dirti, allora la scarpa è davvero bella. Mi sembra bella duretta, sai che cosa? Che l'unica è provarla davvero in pista, un buon car armato, è alta, cioè davvero non c'entra più niente con la Boston che era prima. Io direi che come scarpa di allenamento però è perfetta perché è troppo basse davvero, soprattutto su noi non più giovani, danno un po' le scarpe più basse danno un po' di problemi ai tendini e un po' di affaticamento ai muscoli, da catena posteriore soprattutto, quindi nell'ultimo periodo stavo preferendo anche io le scarpe alte. Come mossa di marketing fare una scarpa così pesante, quindi una 2 e non una scarpa da gara, ci sta, perché comunque sono obbligato, se voglio fare la prestazione, poi prendere la scarpa più leggera. Quindi secondo me lato marketing ha fatto una roba giusta e sensata, diciamo che dalla parte delle tasche del podista forse avrei preferito una scarpa molto più leggera. In quali condizioni le utilizzeresti, così almeno a intuito, visto che comunque non le hai provate ancora in nessuna condizione? Beh, una scarpa assolutamente da lavori, è una scarpa che ha l'Airstrike Pro, quindi è una scarpa molto dinamica, quindi assolutamente una scarpa da lavori. Ti dirò che con la tomaia un po' così, che non è tessuto ma è molto più, diciamo, ti direi acrilico, e la userei assolutamente anche quando piove, quindi ha un buon battistrada per l'asciutto e per il bagnato, ha una tomaia che secondo me non si impregna di acqua e quindi è una scarpa davvero da tutte le condizioni. Iniziando a piovere io direi testiamole nei prossimi giorni, poi comunque faremo anche secondo me un confronto tra le 9 e le 10, anche perché è veramente cambiato tutto rispetto a quello che avevamo visto prima. È cambiato tutto, però io devo dire che sono contento che sia cambiato tutto, perché alla fine stiamo andando tutti di là. Questa qua credo che non si possa neanche usare in gara, perché mi sembra 10 cm di tacco, quindi boh, magari andiamo a vedere quanto è, mi sembra abbastanza alto. Metterò comunque come al solito
in sovraimpressione le caratteristiche tecniche. Esatto, qua ormai potremmo fare come i coltelli, sai, sopra le quattro dita diventa un'arma, non mi ricordo com'era, potremmo fare anche con le scarpe, misurare la dita. Comunque no, niente, mi sembra una scarpa importante, abbastanza pesante, però la userei in allenamento assolutamente, quindi... E poi è figa davvero, è davvero bella da vedere, era strana e bella dall'internet e dal vivo è davvero carina, quindi merita. E poi per di più devo dire che sono stati attenti e particolari, perché il battistrada è bello, si vede il carbonio dentro, quindi dici non mi hanno fregato. E l'Air Strike Pro non sembrano buttati lì così a caso, ma stanno bene insieme. E poi ci sono delle rifiniture in finta pelle che ricordano le vecchie Adios. La 1 sì, e la 2. Sì, l'avevano la 1 e la 2, l'avevano assolutamente. Anche la 3, no. Anche la 3. La 3 non l'avevo provata io, però... La 3 avevo fatto la recensione su The Running Pit. Bei tempi, quali eri giovane. Dai, niente, è l'unica andare in pista e provarle queste scarpe qua, non si può fare altrimenti. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima e spostiamoci perché qua sta iniziando a piovere. Dai, ciao. Ciao.